Era ora, finalmente sei qui. Mi hai fatto aspettare più a lungo di quanto avrei voluto. Hai davvero bisogno di dimostrare la tua incompetenza ogni giorno? Oh, non importa. Volevo riposarmi un po' e mi sembri perfetto per fornirmi ciò di cui ho bisogno. Siediti qui accanto a me. Non qui. Su quello sgabello. Sai, quando voglio un po' di pace e tranquillità, scelgo sempre questo balcone. Un tempo venivo qui e guardavo dall'alto in basso i contadini che lavoravano nelle fattorie vicino al castello. Sembravano così piccoli, così insignificanti, come formiche. E quando finalmente raggiunsi l'immortalità, si rivelarono essere proprio così. Formiche, insetti che lavorano per tutta la vita per uno scopo non definito. Una bugia che si raccontano per evitare di essere gettati nella disperazione, a causa del fatto che stanno buttando via le loro brevi vite per servire un signore che non potranno mai nemmeno incontrare. Li ho visti e mi sono rallegrata della mia immortalità. Poi un giorno sono fuggiti tutti. Si sono ribellati alla loro servitù mentre dormivo e le mie guardie da sole non erano in grado di fermarli. E così un'altra delle mie fonti di intrattenimento mi è stata rubata. Da allora sono venuta qui per godermi la vista della foresta che sta lentamente prendendo il posto dei vecchi campi abbandonati. L'uomo è solo una pustola su questa terra. Una volta chiarito, la natura recupera tutto ciò che ha occupato. E presto è come se nessuno sia mai stato lì. Guarda, laggiù c'era un villaggio. Ora i boschi sono cresciuti dappertutto, inghiottendoli interamente. Laggiù, quelli erano campi. Quel posto è dove sei stato catturato qualche tempo fa. A proposito, sembra che tu abbia familiarizzato con questo posto e con la sua gente. Sì, può essere una cosa buona. Almeno non ti perderei facilmente. Ma non tutto ciò che hai fatto mi fa piacere. Sai di cosa sto parlando? Sì, Ariel, il tuo supervisore elfico. Quanto sei amichevole con lei? Non fraintendermi, il fatto che tu sia riuscito a rendere una creatura tanto altera come un'elfa aperta a te è sorprendente, e in effetti l'ho trovato divertente all'inizio. Ma penso che tu abbia fatto molto più di quanto dovresti. Non voglio che le posi di nuovo una mano sopra. È incredibilmente bella, come lo sono gli elfi, ma non entrare in intimità con lei, o ti punirò. No, non sono gelosa, piccolo servo insolente. Come osi pensare che ti voglia tutto per me? Semplicemente non voglio che tu produca della prole con lei. La popolazione di questo castello non deve aumentare a meno che io non lo voglia. E tu non minaccerai la stabilità che voglio che questo posto abbia. Sono stata chiara, umano? Bene. Ora è il momento della tua punizione. Sei stato irritante e non posso tollerare un tale affronto alla mia autorità. Inginocchiati. Così, bene, 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 bene. Non puoi mentirmi. Attraverso il tuo sangue, sente il tuo piacere ogni volta che ti mordo. Ma nulla di più.
è tutto il piacere che tu potrai mai avere da me. Non farò nient'altro con un umile umano come te, né con nessun altro. Sei così tanto al di sotto di me che semplicemente non posso sprecare il mio tempo, tantomeno me stessa su di te. E faresti meglio ad accettarlo. Oh, non farmi quella faccia. Non voglio che tu ti avvicini ad Ariel. Non voglio che tu ti avvicini ad Ariel, è vero. E non ti sto offrendo un'alternativa. Ma è proprio così che vanno le cose per te. Io sono la tua padrona, tu il mio servo. E questo non può cambiare. Anche se tu dimostri di essere lo schiavo più leale e utile che io possa mai desiderare. Semmai, mi confermerebbe che ho scelto bene. Ora vieni con me. Per quanto sia bella questa scena, non posso starle molto più a lungo. Il sole sorgerà presto e ho bisogno di riposarmi. Oggi voglio che tu ti prenda cura della mia bara, solo per vedere se puoi farlo anche tu. Per quanto dice Ariel, sei stato abbastanza bravo con i compiti di pulizia generale. Ma non posso davvero fidarmi della sua parola dopo aver saputo che potrebbe persino essere innamorata di te. Avrò bisogno di controllare se della sua parola ci si può ancora fidare. Dopotutto, tu sei l'unico che può dimostrarlo. Vada bene. Se non la chiudi correttamente, potrei rimanere ferita. Ma se ciò accadesse, non ti lascerei scappare. I miei fidati servitori ti troverebbero e te la farebbero pagare ovunque tu fossi. Quindi, non pensare nemmeno di poter usare questo compito come un'opportunità per liberarti di me. Non funzionerebbe. Io sarei ancora in grado di camminare e la tua testa sarebbe abbastanza lontana dal tuo petto da impedirti di vederlo. Eccoci qui. Aprilo con attenzione. Quella bara costa più di tutto il tuo corpo, quindi non vuoi farle nemmeno un graffio. Bene, continua. Perfetto. Ora aiutami a salire. Non che io abbia bisogno che tu mi aiuti, ma non vedo alcuna ragione per non usare l'aiuto del mio servo quando è disponibile. È divertente. So che ti piace vedermi mentre mi sdraio. Dopotutto, sei sempre stato in una posizione più bassa e per una buona ragione. Ora, inclinati. Avvicinati. Perché pensi? Voglio baciarti, ovviamente. Il mio bel principe. Onestamente, sei patetico quando scherzi così. Più vicino. Così buono. Ora, chiudi la bara. Hai fatto un buon lavoro oggi. Sii felice che ti abbia lodato. Sembra che Ariel non stesse mentendo, dopo tutto. Torna subito al lavoro quando hai finito. La prossima volta che ci incontreremo, potrei avere un compito più complicato per te.